Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Scarlatto. Io sono Glacial Sphere e in questo video cattureremo Tinglu. Come sempre vi ricordo che questi leggendari si apriranno solamente, saranno disponibili appunto solamente se riuscirete a raccogliere tutti e 8 i paletti del colore appunto della porta del santuario, quindi in questo caso i paletti verdi. Ora farò partire un breve montaggio in cui vi farò vedere dove sono tutti e 8 i paletti verdi per aprire poi questa porta qui. Quindi gustatevi il montaggio, prendete nota se ne avete bisogno, seguite le indicazioni e ci rivediamo subito qui, appena dopo il montaggio. Thank you.
Ed ora che avete preso tutti i paletti, vi ricordo, prima di aprire il santuario, di lasciare un bel mi piace al video se lo state trovando utile, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Tinglu come Pokémon, se vi piace oppure no, e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video a tutte le persone che dovrebbero essere interessate a trovare i paletti per poi prendersi i leggendari. Allora, vi faccio vedere anche la mappa per farvi vedere dove siamo. Siamo a nord del lago Gran Caldero, vedete? Lago Gran Caldero, qui siamo appena a nord, siamo in questa zona con questa lingua di terra che si addentra appunto quasi nella montagna e qui c'è il santuario, destinazione raggiunta grazie alla buona ora gioco. Detto ciò quindi direi di andare subito a sfidare il leggendario, vai! Dal santuario proviene un debole suono, vuoi toccare il santuario? Certo, tocca tutto, vai vai vai! Questo è l'ultimo dei quattro leggendari dei santuari. Gli altri tre li ho già catturati, sono già disponibili video sul canale, quindi se vi interessa potete andare a cercarli. La playlist è disponibile sia in descrizione che nel primo commento. Lì trovate tutti i video di Pokémon Scarlatto che ho fatto. Eccolo qua, Tinglu. Allora, devo dire che tra i tre è quello che mi piace di meno, sinceramente. Trovo molto strano come Pokémon. Ok. Diminuisce l'attacco speciale del nostro team lui. Perfetto, non ci interessa. Andiamo a ripararsi insieme. No, ho sbagliato. Ho fucking sbagliato. Devo subito sostituire allora Jumpluff. Tiriamogli al massimo solamente un paralizzante. E poi sostituiamolo. Perché mi sembra che il parassisteme non durasse all'infinito se tu sostituisci il Pokémon. E volevo fare paralizzante, ragazzi, non parassisteme. Mi sono confuso con i due attacchi, ovviamente. Comunque, paralizziamolo. E come sempre vi ricordo che dovete disattivare il salvataggio automatico. Perché se lasciate attivo il salvataggio automatico, nel caso in cui andreste a sconfiggere il Pokémon leggendario, il gioco salverà automaticamente subito dopo la battaglia e l'avrete perso. Quindi non potrete ricaricare il salvataggio. Disattivate il salvataggio automatico. Ora io l'ho disattivato, fortunatamente. Allora, lui è un tipo buio terra. Quindi tipo buio terra, però ha anche frana, come abbiamo visto, quindi un attacco di tipo roccia. Io manderei Muscarada. Tanto è paralizzato, dobbiamo solo aspettare che il parassisteme finisca, quindi non lo attaccherò. Bisogna solamente tankare e nel frattempo inizierò a tirargli un po' di Ultra Ball. Ecco che arriva il parassisteme. Io ho visto che appunto contro un Chansey selvatico all'inizio gioco, tipo, il parassisteme a un certo punto era finito. Quindi iniziamo a
avevo sostituito il Pokémon che l'aveva fatto. Non so se fosse un bug, se fosse una cosa voluta, se è una cosa che effettivamente è così. Io inizio a tirargli Ultra Ball, sperando che il parassieme finisca. Ora che ho sostituito Jumpluff. Vediamo, eh. Ok, già arrivato praticamente a vita gialla, quasi. Mi mancherebbe forse un HP per arrivare a vita gialla. Noi continuiamo con le Ultra Ball. E sono anche curioso di vedere la descrizione del Pokédex di questo Pokémon. Perché è molto strano, eh. È parecchio strano questo Pokémon qui. Questo Tinglu. Per adesso abbiamo un Pokémon che faceva riferimento ad un re e alle misfatte di questo re. O meglio, alle malefatte, non alle misfatte, alle malefatte di questo re scritte su delle tavolette, da cui poi è nato Wokien, mi sembra sia il Pokémon Lumacone. Mentre gli altri due sono due leggendari per adesso molto più simili ai leggendari delle prime generazioni. Uno controlla le valanghe e uno controlla invece il magma. E può nuotarci dentro tranquillamente. Questo qui mi sa di Pokémon che invece farà riferimento a questo, a questa sorta di re antico, vedendo un po' com'è. Ora vediamo se il parassieme lo ucciderà nel prossimo turno oppure se finirà. In tal caso ricaricherò il salvataggio senza alcun problema. Niente, non riusciamo a catturarlo. Comunque, Vita Rossa paralizzato non è entrato. Parassieme ha colpito ancora. Non è ancora morto, quindi abbiamo un ultimo tentativo per catturare questo Tinglu. Vediamo un po'. Niente, uscito immediatamente. Usa battipiedi, ok. E il parassieme invece va a proprio ucciderlo. Quindi mi sa che non c'è modo di togliere il parassieme una volta che lo si è messo per errore. Detto ciò, quindi io ricarico immediatamente il salvataggio e ci rivediamo qui davanti. Tinglu è stato nuovamente sigillato nel santuario. Aspettate un secondo. Aspettate un secondo, non è che posso toglierlo ancora? Tanto non lo sto salvando. Ah, sembra che le porte del santuario non si apriranno per un bel po', quindi magari deve passare un po' di tempo. Io per sicurezza chiudo e ricarico il salvataggio. E rieccoci qui. Andiamo quindi a liberare di nuovo. Esatto, dal santuario proprio non debole suono. Liberare di nuovo Tinglu, che non si è fatto catturare, eh. Comunque qualche Ultra Ball a vita rossa e paralizzato gliel'abbiamo tirato e non siamo riusciti a catturarlo. Hanno, mi sa, aumentato un po' il catch rate di questi leggendari, perché effettivamente era molto facile catturarli nelle ultime generazioni. Poi vabbè, io mi rifiuto di tirare una Velox Ball di primo turno, perché anche no, grazie. Voglio gustarmela la battaglia contro il leggendario. Allora, paralizzante, non parassieme. E iniziamo così. Paralisi. Ok, paralizzato non può agire. Poi io andrei di acrobazia. Vediamo quanto danno gli facciamo. Un buon danno, possiamo indebolirlo con questo. Okay, lui risponde con frana, mi va benissimo. Andiamo ancora di acrobazia. Altra frana, va bene. Noi useremo un'altra acrobazia invece. E l'abbiamo portato a vita gialla. Ora dobbiamo sostituire Jumpluff e mandare in campo Dustboon, che con leccata, come avete visto anche nei video precedenti, andrà a portare il nostro Tinglu a vita rossa. Ok, Frana ci farà ben poco, dato che Dustboon ha una difesa anche abbastanza alta. Non è male come Pokémon, anche se adesso è mezzo glitchato nel terreno. Vai, leccata di nuovo. Ah però, che danno. Vai di altra leccata. Leccatina, beh giustamente battiterra e stab, quindi è normale che faccia più danno. Bella lì, la paralisi colpisce. Altra leccatina.
Catastrofe. Questa dimezza ai nostri PS attuali, quindi non ci ucciderà praticamente mai. Sono curioso di sapere quando si arriva ad un HP cosa fa Catastrofe. Cioè se toglie quell'HP oppure no. Guarda come balla il nostro Dachatoon. A ritmo di musica, vedete? È fatto apposta evidentemente questo qui, non è un glitch. È una scelta di design. Andiamo di Ultra Ball. Niente, oh, Ting Lu ci farà penare. Però ora è vita rossa paralizzata, non è che possa fare molto altro se non entrare nella Ultra Ball prima o poi. Perfetto, raga, secondo tentativo, catturato. E abbiamo quindi preso tutti i leggendari, i quattro leggendari, dei vari santuari, appunto. Chiusi dai paletti. Pokémon Disgrazia. Prese vita quando le angosce riversate in un antico vaso cerimoniale si fusero con roccia e terra. Ok, le angosce di chi? Non si sa. Inviamo le box. Vedete, abbiamo i quattro leggendari dei vari santuari. Possiamo anche andare quindi nel box per dargli un'occhiata. No, non nella borsa, nel box. Tac. Ed eccolo qui. Tinglu. 395. Tac. Ed eccoli qui tutti e quattro. Wokian, Kianpao, Tinglu e Qiu. Al 60 tutti. Questo è un Pokémon che ovviamente eccelle in attacco e difesa. È un Pokémon estremamente fisico, molto lento. E ha tantissimi PS, tra l'altro. Infatti quando i nostri Pokémon si curavano con parassisteme si refullavano a momenti. Perfetto, dai. Quindi ha Catastrofe, Colpo Infernale, Frana e Battipiedi. Niente male, Tera tipo Buio, Tera tipo Ghiaccio, Tera tipo Erba e Tera tipo Fuoco. Lui non ha Tera tipo Terra però, quindi è casuale il fatto che possano avere Tera tipo Buio oppure il loro tipo peculiare. Interessante, interessante. Detto ciò però quindi ricordatevi poi di salvare. Perché per l'appunto, se non avete salvataggio automatico, salvate. E anche per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se l'avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di Tinglu come Pokémon leggendario. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, perché nei prossimi video andremo a catturare altri Pokémon leggendari di Paldea che magari vi siete persi. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!